Terra, proprio come la nostra, con la presenza di forme di vita, è il sacro graal della ricerca planetaria. Fino a metà degli anni 90 neanche sapevamo che ci fossero pianeti fuori dal sistema solare. Oggi ne abbiamo individuati più di 4.000. Tutti differenti tra loro. A cosa è dovuta questa enorme diversità? Tra di loro ce n'è qualcuno abitabile? Sono due delle domande a cui cercano risposta, a modo loro, tre missioni dell'Agenzia Spaziale Europea: Cheops, già in orbita, Plato, in partenza da qualche anno, e Ariel, destinata a prendere il volo alla fine del decennio. La missione Ariel fornirà la carta d'identità delle atmosfere di almeno 1.000 pianeti. La lista di quelli da studiare è provvisoria, in continuo aggiornamento. Più sarà ricca di diversità, più saranno interessanti le scoperte che ci aspettiamo. Ne abbiamo parlato con la co-principal investigator italiana Giusy Micela dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Palermo. Missione Ariel, che cos'ha di diverso, che cosa avrà di diverso rispetto a Cheops e a Plato? Sì, allora Ariel è la missione dell'ESA che è dedicata allo studio delle atmosfere planetarie, cioè, mentre Plato in particolare sarà dedicata alla ricerca di pianeti di tipo terrestre, quindi cercherà di trovare pianeti nuovi, Ariel osserverà pianeti che già si conoscono allo scopo di determinare le caratteristiche dell'atmosfera, come è composta, di quali elementi chimici, che condizioni di temperatura, di pressione, cioè proprio per capire le caratteristiche, le proprietà delle atmosfere planetarie. Le atmosfere che risposte ci possono dare rispetto al pianeta? La ricerca alla fine quello che vuole trovare sono i pianeti di tipo abitabile, cioè pianeti in cui ci sono condizioni in cui si può sviluppare la vita, e questo può succedere solo in presenza di un'atmosfera con certe caratteristiche. Per questo le atmosfere, diciamo, sono in qualche modo un passo avanti per conoscere sempre di più le proprietà di un pianeta. Dico, se noi volessimo trovare una Terra come la nostra, o anche un Venere o Marte, noi sappiamo che nel Sistema Solare ci sono almeno questi pianeti rocciosi, non Venere, Marte e Terra, le proprietà sono completamente diverse, perché hanno atmosfere completamente diverse, cioè quindi studiarne l'atmosfera è quella che ci permette di dire in che cosa sono diverse, perché sono diverse, cosa li caratterizzano. Le caratteristiche dell'atmosfera terrestre sono completamente diverse da quelle di Marte e ancora da quelle di Venere. La missione dovrebbe partire nel 2029. La strumentazione all'avanguardia richiede sviluppi tecnologici di frontiera rispetto a quello che sappiamo oggi. Lo specchio primario del telescopio, per esempio, è da 1 metro e realizzato in alluminio. Una tecnologia così non ha mai volato prima nello spazio. La missione Ariel è sviluppata da un consorzio internazionale in cui il contributo dell'Italia è molto importante. Ariel ha quello che si chiama il payload, l'insieme degli strumenti scientifici, che è gestito da un consorzio europeo di cui l'Italia è uno dei maggiori contributori. E l'Italia in particolare ha la responsabilità del telescopio, dell'elettronica di bordo, degli aspetti termici che sono, come dicevo prima, molto importanti, e poi una serie di attività più scientifiche che hanno a che fare con lo sviluppo delle problematiche scientifiche della missione e anche dell'analisi dati, quello che si chiama il ground segment, cioè il segmento di terra che poi analizzerà tutti i dati. I gruppi che se ne occupano sono gruppi INAF, che è il capofile. L'INAF è il capofile, io sono quello che si chiama il COPIA italiano, co-principal investigator, insieme a Pino Malaguti di Bologna. E poi partecipa all'Università di Firenze, la Sapienza di Roma e un istituto del CNR di Padova. I finanziamenti, in particolare i finanziamenti industriali, ma anche quelli di tipo scientifico, vengono dall'Agenzia Spaziale Italiana.